Mister, dopo due sconfitte consecutive c'è la necessità di tornare a fare punti in campionato o ha interesse più in questo momento, cioè, la reazione alla prestazione della squadra? A me interessa sempre la prestazione della squadra. È naturale che alla prestazione della squadra deve seguire anche un buon risultato. Non sempre è così, però vabbè. Comunque contro il Livorno la prestazione c'è stata una prestazione anche molto dignitosa. Abbiamo finito in 10 cercando comunque di rimetterci in partita. Abbiamo commesso degli errori e basta, ma la prestazione c'è stata comunque. Cosa l'ha preoccupata di più e cosa invece l'ha preoccupata di meno di queste due No, io non sono preoccupato, nel senso che vediamo quello che ha funzionato più e quello che non ha funzionato meno e dobbiamo lavorare appunto su tutte e due le situazioni. Quindi di preoccupato non sono preoccupato perché comunque la squadra è viva, la squadra ha giocato, siamo incappati in due sconfitte, tra l'altro anche diverse tra loro. Abbiamo secondo me commesso degli errori individuali, degli errori di reparto, questo non significa scaricare la colpa su qualcuno, anzi. Perché anche gli errori individuali comunque sono errori che scaturiscono da poca attenzione, la poca attenzione è probabile che la trasmettiamo, non la trasmettiamo, l'attenzione non la trasmettiamo nemmeno noi, quindi è colpa un po' di tutti quanti noi. Però ripeto, non ci sono stati, non abbiamo preso imbarcate, non ci sono stati grandissimi errori. Purtroppo in questo momento, o meglio fino a sabato scorso, abbiamo come dire, ad ogni azione importante avversaria abbiamo subito, quindi non ci va bene niente, perché comunque se consideriamo che noi primi due veri tiri in porta abbiamo perso due gol, questo è tanto dire, mentre noi potevamo veramente farne almeno due, tre in precedenza. Però sta andando così, è un momento, abbiamo anche vissuto momenti diversi. Al contrario, no? Magari dove noi giocavamo non in maniera brillante, facevamo gol e vincevamo le partite. Sicuramente la partita di sabato scorso non è stata una partita fortunata per noi, perché non abbiamo giocato peggio che contro il Cesena o che contro il Vicenza o che contro il Bari, assolutamente. Però ci sono stati degli episodi che ci hanno condannato. Questo, ripeto, non significa che non abbiamo sbagliato, anzi abbiamo sbagliato e non siamo stati bravi poi a recuperare come è successo tante Dopo la Salernitana che era in crisi, dopo il Livorno che era in crisi, avrebbe preferito un altro avversario, magari rispetto alla Provercelli, anch'essa in crisi. Cioè magari avrebbe preferito un'avversaria più, anche magari più su di classifica, volte. No, ma qualcosa noi più. non ci facciamo questi problemi né per le classifiche degli avversari né per la nostra classifica, nel senso che sappiamo che è una partita difficile, importante per tutte e due le squadre, la cosa che magari ci fa pensare un po' di più e che abbiamo, tra virgolette, attenzionato un po' di più è il campo in cui si va a giocare domani, che in realtà è un campo un po' particolare, molto particolare, che non solo è un sintetico velocissimo, ma anche un sintetico molto piccolo. E quindi bisogna giocare in un certo modo, lo sono abituati, bisogna essere molto bravi ad adattarsi subito, capire la velocità della palla, gli rimbalzi. Questa è la cosa che magari abbiamo, ripeto, attenzionato molto molto di più rispetto alle altre volte. È normale che nel giro di ritorno, quando vai a giocare delle partite, ma sia in casa che fuori casa, trovi squadre che per un motivo o per un altro hanno grandissima motivazione, così come ce l'abbiamo noi. Abbiamo incontrato in questo inizio di campionato il Cesena che aveva delle motivazioni importantissime per fare il salto di qualità e altre due squadre che avevano grandissime motivazioni invece per tirarsi fuori dalla lotta per la retrocessione, così come quella di domani. Quindi le motivazioni non mancano, quindi noi non siamo preoccupati, abbiamo timore per le motivazioni altrui, che dobbiamo trovare dentro di noi le motivazioni per fare ancora meglio di A proposito di motivazione, c'è un giocatore domani nella Provercelli che ne ha di particolari, Budel, che
per un strano caso del destino, sarà subito avversario. Contento anche lei che si sia risolta comunque questa questione. Adesso a voce ferme ci può dire se comunque era un problema la sua presenza, come sono stati gestiti questi momenti? No, io sono contento che si sia risolta la questione per la società, ma anche per il ragazzo, perché comunque era un ragazzo professionalmente in sofferenza. Il ragazzo comunque ha dato tanto alla causa del Brescia. Sono contento per lui che abbia trovato anche una squadra di categoria, e quindi contento. E, però questo, ripeto, significa poco, non so nemmeno se giochi domani. Con noi Ale e Alessandro non è mai stato un problema. L'abbiamo sempre allenato bene, lui si è comportato da professionista. È naturale che hai un ragazzo che comunque sai che non sfrutterai mai durante la partita, quindi a volte era anche imbarazzante magari metterlo da parte in qualche situazione di esercitazione tattica, anche se abbiamo nei limiti veramente del possibile lo abbiamo sempre reso partecipi, quindi non è mai stato un problema per me e per noi dello staff. È una nell'economia di un campionato comunque finora più che positivo, è una casualità che il Brescia finora abbia sofferto tutto sul sintetico, perché la Spezia in Coppa Italia, Novara, Cesena, Entella, cioè neanche una vittoria, nessun gol, è solo una casualità o quello che prima lei diceva è un campo, bisogna stare attenti? Ma noi poi il problema è che spesso ci facciamo influenzare dai risultati. E questo è la verità, perché noi alla Spezia abbiamo fatto una grandissima partita, a Cesena abbiamo fatto altrettanto, una grandissima partita dopo i primi 10 minuti, che era all'inizio di campionato, perché giocavamo in anticipo una squadra, non ci conoscevamo. Novara è stata una partita che abbiamo perso malamente, e poi Chiavari è stata un'ultima partita da parte nostra dove meritavamo anche di vincere, secondo me. Quindi no, dico solo che il manto di sintetico purtroppo per chi non ci lavora costantemente è un problema, ma ve lo dico io perché ho lavorato 2 anni su questo terreno e so che significa quando vengono gli avversari hai una marcia in più rispetto agli altri, perché ci sei abituato, perché fai meno fatica, conosci l'invasione della palla, la velocità, le misure, sai un po' tutto, quindi noi ci dobbiamo subito adattare, solo per questo, per il resto non credo a tutte le altre cose, credo che sia solo questione di coincidenza. Per caso di forza maggiore dovrà cambiare qualcosa, viste le squalifiche di Martinelli e di Colì, in settimana ha provato in alcune circostanze Calabresi sull'esterno, può essere una soluzione, in mediana se Sanico è pronto per giocare. Sugli esterni abbiamo 4 giocatori che si giocano 2 posti, sono Camilleri, Venuti, Calabresi e Lancini, si giocano 2 posti e verremo domani. Mediana, Salifu è un giocatore che ha giocato pochissimo, non ha sicuramente 90 minuti, abbiamo in questo momento giocatori che hanno sicuramente più di lui sulle gambe, però poi ripeto, Salifu può esserci utilissimo a partita in corso. Parlandoci di motivazione, si parlava prima di motivazioni delle altre squadre che vengono da momenti di crisi, definiamoli così, che nonostante che Brescia anche sia in crisi nonostante le 2 sconfitte, però sicuramente è un aspetto che non era mai successo, quindi presumo che comunque se dovesse esserci ancora motivazione, cioè ci sarà ancora più motivazione. No, è successo all'inizio del campionato, che tra l'altro poteva essere anche, tra virgolette, un po' più devastante, perché non ci conoscevamo, era all'inizio del campionato, avevamo fatto 3 punti, 1 punto in 3 partite, quindi poteva essere quello lì un momento, invece l'abbiamo superato, perché noi comunque guardiamo il campo, guardiamo quello che facciamo, abbiamo la consapevolezza di quello che siamo, non saranno 2, 3, 4 sconfitte che ci possono assolutamente togliere le certezze, noi abbiamo tante certezze. E i risultati spesso sono, ripeto, anche figli di 11, sarebbe bene per noi. Se magari qualcosa girasse un po' così per il verso giusto potremmo anche vederla in maniera diversa. Poi non lo so se ci dobbiamo lamentare anche noi, probabilmente, perché da quando si è lamentato il Cesena sono arrivati arbitraggi un po' così, il Cesena ha vinto, poi si è lamentato e si è dimesso il presidente di Livorno,
la partita successiva il Livorno ha giocato in 10 contro 10. Boh, ce la mettiamo forse pure noi, vediamo, non lo so. E quando hai detto che si è finito il mercato o comunque non era stato un disturbo? No, noi non abbiamo avuto grandissimi problemi, tranne appunto la trattativa di Mazzitelli, che comunque non riguardava il Brescia, e gli riguardava un giocatore del Brescia, Achmedat, che comunque si sapeva che doveva andare da Roma. E basta, quindi non è stata una sessione di mercato che ci ha, come dire, stravolto tutto quello che era in programma. Quindi per me sono contento che comunque non ci sono distrazioni, che si riparta, però noi non ho toccato assolutamente. Questa volta dovrò fare dei cambi forzati per le squalifiche, ma più in generale, perché lei non è un amante del turnover, poi sarà arrivato anche il momento di vedere la cosa da qualche parte qualcun altro. Chi? No, sono una domanda generica, di questa volta ci sono dei cambi. No, hai parlato sì, di Cristiano. Ho capito, no, però qui. È bene chiarire anche questa cosa, che ho letto qualcosina e purtroppo non mi piace, perché bello, le cose vanno bene, nessuno dice niente, però come le cose si dicono secondo me anche delle cose che non vanno bene. Chi? Sugli esterni abbiamo cambiato un sacco di giocatori, in metà campo abbiamo cambiato tutti i giocatori, sugli esterni abbiamo cambiato un sacco di giocatori, in attacco abbiamo cambiato tutti e quattro i giocatori, in continuazione. Quindi chi, quando, perché? E perché devo cambiare ad esempio i due centrali? Perché magari hanno fatto un errore? Ma non esiste, non può esistere. Io cambio qualcosa quando qualcuno non sta bene, quando vediamo che ci sono degli errori reiterati, quando ci sono delle situazioni che sono un po'... messe in crisi da un singolo o da due giocatori. Abbiamo sempre cambiato, quindi la squadra comunque ha un assetto importante, dentro questo assetto i giocatori si stanno alternando, è normale che ci sono giocatori che stanno giocando un po' di più e qualcuno un po' di meno, ma cambiare per che cosa? Perché che cosa è successo? Abbiamo perso due partite, che non possiamo devastare una squadra perché abbiamo perso due partite. Poi il cambio ci può stare, ma non è perché abbiamo perso due partite, è perché magari vedi un giocatore che in settimana non sta bene, magari vuoi vedere qualche altra cosa a livello tattico, ma non devi cambiare perché hai perso la partita, non devi cambiare perché hai perso la partita. Lì togli le certezze alla squadra e togli le certezze ai giocatori, perché altrimenti li metti sempre sotto la lente di ingrandimento e si sentono tutti quanti super osservati, e non deve essere sempre così, perché ci sono giocatori che possono anche soffrire questa cosa. Poi l'allenatore può cambiare quando e come vuole, però ci devono essere delle motivazioni più importanti per cambiare. Può essere, mi riferisco all'attacco, può essere prima definito il campo molto particolare, molto veloce, molto stretto, può essere quello un metodo di giudizio per cambiare qualcosa in attacco? Sì, siamo al discorso di prima. Cioè, questo è un campo dove è difficile giocare, dove loro marcano spesso in avanti, accorciano sempre, ti danno tutto spazio. Quindi può essere una partita fisica, può essere una partita tecnica perché il campo è veloce, però è piccolo, quindi può essere anche una partita fisica. Io penso che in questo campo possono giocare tutti. Però in base a come giocano loro, in base a quello che siamo noi, abbiamo bisogno di alcune caratteristiche importanti di qualche giocatore, che indipendentemente da quello che può essere, non dico lo stato di forma, ma il momento che stiamo vivendo, ci sono giocatori che sono troppo importanti domani. Grazie.